Immaginate di trovarvi faccia a faccia con uno dei serpenti più velenosi del mondo davanti a casa vostra. Se questo serpente bruno orientale vi mordesse, il suo potentissimo veleno si diffonderebbe rapidamente nel vostro corpo e potrebbe causare paralisi, arresto cardiaco o addirittura la morte. E questo non è nemmeno il serpente più velenoso. Circa 5 milioni di persone ogni anno vengono morse da serpenti, causando fino a 138.000 morti. Probabilmente il morso più pericoloso lo detiene lui, il boomslang subsahariano. Non vi sveleremo subito cosa vi causerebbe esattamente il suo morso, ma vi diamo un indizio. Ci sarà molto sangue. Ma prima di arrivare a lui, abbiamo un'intera lista di serpenti da presentarvi. Tenetevi a distanza perché, possono tutti uccidervi. Quale di questi ha ucciso centinaia di soldati americani nella guerra del Vietnam? Quanto velocemente può uccidervi il veleno dei serpenti? È mai una buona idea cercare di succhiarlo? You still have a chance. I'll suck the poison out. Numero 5. Il taipan dell'interno. Per evitare di essere morsi, fate attenzione soprattutto in luoghi come l'Africa subsahariana, Asia meridionale, il sud-est asiatico e altri paesi in via di sviluppo o tropicali. È qui che avviene il 95% dei morsi di serpente. Ma c'è sempre un'eccezione, e questa creatura si trova in Australia. Il colore del taipan dell'interno varia dal verde chiaro brunastro a un colore più intenso. Questo pattern spezzato è dato dalle scaglie scure che crescono obliquamente. Possono diventare grandi, ma in media sono lunghi 1,80 m. Il veleno del taipan dell'interno contiene una complessa miscela di tossine che paralizzano i muscoli, inibiscono la respirazione, causano emorragie nei vasi sanguigni e nei tessuti e danneggiano i muscoli. Il veleno agisce così rapidamente che può uccidere un essere umano in circa 45 minuti. Alcune persone sono morte nel giro di 30 minuti. Una volta morsi, non perdete tempo cercando di estrarre il veleno. Cercate invece di rimanere calmi e di mettervi in posizione laterale di sicurezza. Rimanendo in questa posizione fino all'arrivo dei soccorsi medici, le vie respiratorie rimarranno aperte e libere e non soffocherete con liquidi o vomito. Numero 4. Il bungaro fasciato. Diffuso nel sud-est asiatico, il bungaro presenta bande nere e gialle alternate lungo il corpo. Queste bellissime creature possono raggiungere 1,80 m e il loro veleno neurotossico può causare gravi danni al cervello. È responsabile della morte di molti americani durante la guerra del Vietnam. Se si viene morsi, è fondamentale rallentare la diffusione del veleno nel corpo. Per farlo, cercate di posizionarvi in modo da tenere il punto in cui siete stati morsi più in basso rispetto al cuore. Numero 3. Il cobra reale. Il cobra reale è il serpente velenoso più lungo del mondo e vive nell'Asia meridionale e sudorientale. È uno dei serpenti più riconoscibili. La sua grossa testa è di colore verde oliva con fasce bianche e nere sul tronco. Raggiungono solitamente una lunghezza di circa 3 o 4 metri. Il loro veleno contiene neurotossine che inducono la paralisi e i loro morsi iniettano molto veleno nella vittima. Il suo veleno è così potente da uccidere un elefante. Per quanto riguarda noi, senza un trattamento, si ha circa il 50-60% di possibilità di morire. Usate una benda pulita e asciutta per coprire il morso. Se possibile, cercate di usare una benda di immobilizzazione della pressione. Avvolgetela stretta intorno al morso e avvolgete un'altra benda intorno all'arto, in modo che rimanga fermo. Meno ci si muove, meno il veleno si diffonde nel sistema. Numero 2. Il cobra della foresta. Questo serpente estremamente velenoso vive nell'Africa occidentale e centrale. È in grado di nuotare, uccidere pesci e arrampicarsi sugli alberi per cacciare roditori e lucertole. È famoso per strisciare silenziosamente, per cui è facile incontrarlo inconsapevolmente. Come altri cobra, ha un potente veleno neurotossico che può causare sonnolenza, disorientamento, shock e morte in soli 30 minuti. A causa della loro dieta, sono spesso vicini a fonti d'acqua. Fate molta attenzione quando camminate vicino a fiumi e laghi. Se sentite sibilare o ne vedete uno che allarga il cappuccio, allontanatevi lentamente e lasciateli in pace.
e ora il morso di serpente che garantisce un'esplosione di sangue. Numero 1. Il Boomslang. Non lasciatevi ingannare dal suo bel colore verde e dal corpo snello. Questo predatore potrebbe essere la vostra fine prima ancora che vi rendiate conto di essere stati morsi. Vive nelle savane dell'Africa subsahariana. Poiché si mimetizzano sugli alberi per cacciare camaleonti e uccelli, è facile non accorgersene durante un'escursione. Sono tra i pochi serpenti mortali che non hanno zanne anteriori, ma iniettano il loro veleno attraverso zanne nella parte posteriore della bocca. Il veleno emotossico del Boomslang è considerato il più potente dell'Africa. Distrugge i globuli rossi, impedisce la coagulazione, distrugge gli organi e vi fa sanguinare da ogni orifizio del corpo. Con alcuni serpenti non è il morso a preoccupare, ma piuttosto il rischio di essere stritolati a morte. Se volete sopravvivere, è meglio che iniziate a trattenere il respiro fin da ora. Scopritelo qui, su Come Sopravvivere.